preparato tutto quello che ti serve per il tempo che siamo via. Devi solo scaldarlo e mangiarlo. Sarò in grado di fare entrambe le cose, soprattutto mangiare. Non ho dubbi. Allora, qui dentro c'è il goulash, è già pronto. Devi solo aggiungerci un po' d'acqua. Charlie! Non fare lo stupido. Mi vuoi stare a sentire? Ti ascolto. Qui dentro c'è il goulash. E qui c'è la pizza, lì dietro due porzioni di lasagne. E questo è il dolce al miele, l'ha fatto la nonna. Mamma, tutta questa roba basterà fino a Natale e voi state via solo una settimana. Voglio solo che tu ti senta a tuo agio. I soldi li ho messi in questo barattolo. Se non ti dovessero bastare, chiedi. Charlie, dove sei? È qui. Tra 5 minuti dobbiamo andare. Charlie, sempre il solito giochetto, inventatene uno nuovo. Non è giusto. Voi due ve ne andate a fare un viaggio e io devo rimanere qui. È la nostra luna di miele. Quando un giorno ti sposerai, ci andrai anche tu. Dovrai soltanto trovare l'uomo giusto. Lo troverò, ma non sarà mai uno come te. Grazie. Prego. Mi raccomando, comportati bene. Non preoccupatevi. È bello ogni tanto godersi un po' di pace. Ora me lo volete dire o no? Dove andate? Anche a me piacerebbe sapere dove mi porti. Niente da fare, non se ne parla. È un segreto. Allora, noi stiamo partendo. Se ci fossero dei problemi, sa dove trovarmi. Non mi permetterei mai di disturbarla durante il suo viaggio di nozze. Per una settimana l'ambulatorio sopravviverà anche senza di lei. Avrebbe dovuto prendersi qualche giorno in più. Sì, ma c'è sempre quest'estate. Piuttosto, resisterà fino a domani senza Rodolfo. Ma certo, è per una buona causa. Micaela sa già dove ha deciso di portarla? No, ci crede ancora diretti all'aeroporto. Avrà una bella sorpresa. Ciao, Charlie, dove hai preso quel bel cappello, eh? Ladruncolo! Se il dottore ti vede, lo senti. Bravo, Charlie! Ottima mira! Bene, credo di aver preso tutto, anche quello che non mi servirà. Anche la macchina fotografica? Ah, no, l'ho lasciata in salotto. Meno male me l'ha ricordata. Non ho preso la macchina fotografica. Sei una donna fortunata. Adesso pensa a tutto tuo marito. Ecco, voilà. Fantastico. L'uomo dei miei sogni. Sei stupendo. Se lo dici tu. Allora, tutti a bordo. Si parte. Op. Questa la mettiamo qui. Ti auguro di cuore di fare un bellissimo viaggio di nozze. Ovunque siate diretti. Allora, ciao, amore mio, e ti prego, non piangere, io ritorno subito. Lo so, riuscirò a sopravvivere un paio d'ore senza di te. Un paio d'ore? Ma se l'aeroporto è qui vicino. Sì, ma poi perché devo un paio d'ore? Deve fare delle commissioni per me. Sì, e sì, poi sì, passare anche da Friedenau per le carote. Ho capito. Charlotte, mi raccomando, tenga d'occhio Sandra. Dai, mamma! Che c'è di strano se mi preoccupa? Andrà tutto bene. Sandra è una ragazza responsabile. Adesso però lei pensi solo a divertirsi. No, Charlie, oggi non puoi venire con noi. Dai, salta giù. Charlie, vieni subito da me. Su, forza. Andiamo, fai il bravo. Su. Lascia che ci accompagni all'aeroporto. Non dà fastidio. Non dà fastidio? A me no, così non torno solo. Non si preoccupi, eh. D'accordo. Arrivederci, Charlotte. Se non avessi lei... La sua vita sarebbe più noiosa. Proprio vero. Godetevi il vostro viaggio di nozze. Ciao, ciao, Sandra. Ciao. Ciao, mamma. E divertitevi. Ci proveremo. Arrivederci. Avanti, Asta, muoviti. La solita buona a nulla. Adesso che cosa fai? Ti riposi, maledetta bestiona. In piedi, in piedi. Sono giorni che la vedo passare di qui e maltrattarlo continuamente. Questo cane non ce la fa più. È una vera vergogna. Nessuno ha chiesto la sua opinione. Dovrebbero far correre lei attaccata a un guinzaglio. Muoviti, alzati. In piedi, sacco di pulci. È appena arrivato il fax della signora Bremer. Alla fine ha deciso di prenotare l'altro albergo. Che c'è di così interessante là fuori? Kerber sta facendo la sua ora di allenamento, ma il cane non vuole o non può seguirlo.
Se non fosse nostro cliente, gli avrei già detto cosa penso di lui. È così odioso. Lo maltratta sempre e non si rende conto che ormai è troppo vecchio per correre il teatro. Sta entrando. Buongiorno. Signor Kerber, problemi con Asa? Ah, quella stupida si è buttata giù e non vuole alzarsi. Mi può dare un po' d'acqua? Sì, certo. Ma io la porterei dal veterinario. Lei va dal dottor Henning? Sì, però ora sono in bicicletta. L'accompagno io. Un attimo. Prendo le chiavi della macchina. Questa non è la strada per l'aeroporto. Io non ti ho mai parlato dell'aeroporto. No, ma allora dove stiamo andando? Rodolfo, è lei l'autista. Dove ci sta portando? Posso svelare il segreto ora? Aspettiamo ancora un po'. Sarà, ma io non lo trovo affatto divertente. Vorrei sapere dove siamo diretti. Buono, Charlie. Che non siamo diretti all'aeroporto, questo mi sembra evidente. E allora mi spieghi perché ci siamo portati dietro Charlie? Ottima domanda. Ottima e intelligente. Te l'ho detto, non lo trovo affatto divertente. Smettetela di fare i vaghi. D'accordo, ora ci fermiamo un momento e ti svegliamo il grande mistero. Se non è di troppo disturbo. Eh sì, ho una fame. Eh sì, Charlie, hai ragione. Quei due sono tutti matti. Naturalmente che siamo matti. Ma un po' bisogna pure esserlo, no? Se no, la vita e l'amore non hanno senso. Dottore, lei è un vero filosofo. Grazie. No, Charlie, è per Micaela. Due posti per una crociera di 7 giorni sulla nostra nave di lusso, la principessa del Danubio. Delusa? Voglio dire, eri così contenta di prendere l'aereo. Sciocchezze. Non capita certo tutti i giorni di fare una crociera di lusso. L'imbarco è a Passau. Sì, è lì che ci aspetta la nostra principessa. Passau, Durstein e poi Wachau. E voilà, champagne per gli sposi. E poi Vienna. Non sarebbe stata una vera luna di miele senza un valzer viennese. Ma che romantico, eh? Sì, romantico e sorprendente. E sono stata io a convincervi a portare Charlie già, con noi. Così vedrà anche lui Passau alla nostra bellissima crociera. A una bellissima crociera. Sta meglio ora? La flebo gli stabilizzerà la circolazione. Asa ha un difetto alle valvole cardiache che stiamo cercando di curare da tempo. Cosa? A lei quindi? Le valvole si chiudono male e per questo purtroppo all'organismo non arriva ossigeno sufficiente. Lei sapeva che è malato di cuore. Però può uscire lo stesso. E la costringe ugualmente a correre dietro la sua bicicletta tutti i giorni. Signor Kobe, lei questo non ce l'aveva mai detto. Quello che faccio col mio cane sono affari miei. Sono anni che corre con me. Spero che si renda conto che questi sforzi potrebbero anche esserle fatali. No, non esageri, la prego. Io non sto affatto esagerando. Spero solo che si riprenda. Stanotte Assa rimane qui. Dobbiamo tenere sotto controllo la situazione. Pensa che ce la farà? Sì, può darsi. Però le corse dietro la bicicletta sono finite, signor Kobel. Sa una cosa? Se non può più correre, per me la può abbattere. Mi mandi pure il conto. Arrivederci. Signor Kobel! È bastardo. Ne ho viste tante, ma una cosa del genere mai. Abbattere Assa, ma come gli viene in mente? Senta, piuttosto la prenderò io. Hai deciso di prenderlo senza neanche chiedermi se sono d'accordo? Non ho deciso proprio nulla. Ancora. Non voglio più soffrire come ho sofferto per Oscar. Mi ha fatto una tale pena. E tu ami i cani? Certo che amo i cani. Ma Oscar è morto da appena 3 mesi. Non voglio prendere un nuovo cane. Non lo trovo giusto. E poi, scusa, un cane così grosso, in mezzo a tanta gente che entra in agenzia. Ti prego, sii realista, Kim. Lo spazio lo si trova. Non ti piacerebbe essere tu ad occupartene? Ho capito. Hai pensato, se non può avere un bambino, allora forse con un cane starà buona. Inca, ma che stai dicendo?
Bene, allora avanti, chiama tu il veterinario e digli che la abbattano pure. Questo non è leale, lo sai, vero? Sì, ecco la nave dei tuoi sogni. Sembra la Queen Elizabeth, sai? Ma è la Queen Elizabeth. Davvero? Sì. Sì, sì. Quando si è innamorati tutto sembra più grande, più bello, più meraviglioso. Se vuoi che la vita ti sorrida, ti devi innamorare il più possibile. Già, oppure più spesso. Sì, seguirò il tuo consiglio. Non ci provare. Salve, benvenuti alla principessa del Danubio. Salve. Buongiorno. Posso avere i vostri biglietti? Sì, certo. Ecco, grazie. Giovanotto, se vuole, può avere anche i bagagli. Certo, grazie. La scimmia non può salire a bordo, mi spiace. Gli animali non sono ammessi, purtroppo. Stia tranquillo, Charlie torna a casa. Bene. Ecco qua, con queste ci sono tutte. Vi auguro di fare un bellissimo viaggio di nozze. Grazie, Rodolfo. Perché non si ferma da qualche parte per la notte? Oh no, io me ne ritorno dritto a Berlino. Charlotte mi sta aspettando. E poi il nostro Charlie ha bisogno della sua gabbia. Se i signori vogliono seguirmi. Certo, Rodolfo. Dica. Guidi piano e faccia un paio di soste. E tu, Charlie, mi raccomando, cerca di comportarti bene. Eh? Ciao, Charlie. Sta attento a Rodolfo. Oh. Arrivederci. E mi saluti, Charlotte. Arrivederci e godetevi la vostra romantica crociera, eh? Ciao, Charlie! Benvenuti sulla principessa. Grazie. Grazie. Prego. Max Henning, mia moglie. Io sono Ulrich Jost, primo ufficiale di coperta. Buongiorno. Buongiorno. Lei è Dorothy. Buongiorno. L'hostess alle cabine. Una coppia di sposini, vero? Non c'è alcun bisogno di chiederlo. Si vede, Dorothy. È bello che si veda. Bene, Charlie, adesso mettiti a dormire. Sì. Hai fatto bene. Sei un bravo ragazzo, molto intelligente. Sì. Dio mio, signorina, mi dispiace tanto, si è fatta male. Non l'ho proprio vista, è sbucata così all'improvviso. È ferita per caso? No. Ma sì, ha ringraziato il cielo. Su, venga, l'aiuto a mettersi in piedi. Così, sì. Bisognerebbe avere gli occhi anche dietro la testa, così certe cose non succederebbero. Non si preoccupi, non mi sono fatta nulla. Si è bagnato il vestito. Ah, quello si asciuga. Abbiamo avuto fortuna, sia lei che io. Sì, può dirlo forte. Buongiorno, dottor Weber. È un piacere vederla. Buongiorno, caro Jost. La ringrazio. E questo è Daniel, mio nipote. Buongiorno. Buongiorno. È bello essere di nuovo a bordo. Nonno, è lui il capitano? No. No, è il primo ufficiale di coperta. Il capitano lo andiamo a trovare più tardi, sul ponte. Vi accompagno alla vostra cabina. La ringrazio. Arrivederci, signorina, e mi perdoni di sì, nuovo. Sì, ma la prossima volta la faccio cadere io nel Danubio. Fantastico. Allora, Charlie, stai già dormendo. Adesso torniamo a casa. Tu continua pure a dormire tranquillo. E fai i sogni d'oro, eh? Thank you.
sia una crociera indimenticabile. E lo sarà. A noi due. Nonno, stiamo partendo. Sì. Una nave non parte, ma prende il largo. È molto veloce. Oh, è veramente veloce, una delle più veloci. La sua velocità massima è quasi 23 km l'ora. Quella di crociera invece sarà 13, forse 13 km e mezzo. Ah, ma va pianissimo. A questa velocità ci sorpasseranno anche le barche a remi. Questa è un po' più grossa di una barca a remi, non trovi? È peggio di una tartaruga. Voi giovani e la velocità. La vita va presa con calma, Daniel. Se fosse una nave più veloce arriveremmo prima e ci divertiremmo di più. Ma non ci godremmo il paesaggio. Non si prende questa nave per arrivare ad un altro porto, ma per ammirare la natura. Quindi più tempo ci si mette, più il viaggio è piacevole. Mi dispiace, ma non capisco. No, non fa nulla. Un giorno capirai anche tu. Io lo so che tu sei un nonno saggio e che mi vuoi bene, ma a volte essere saggi è così noioso. Ma senti. Piuttosto, dimmi una cosa, lo sapevi che in questo fiume ci sono dei pesci siluro che arrivano a pesare anche più di 200 kg? Grande, veramente? Ma certo. E sulle sue sponde ci sono anche dei castelli medievali. Dove vivevano i cavalieri? Sicuro. E ci facevano i tornei? E ci facevano i tornei. Nel castello di Durnstein hanno tenuto prigioniero per quasi 12 anni Riccardo Cuor di Leone. E perché non è fuggito? Questo non lo so. Forse perché non capiva la lingua. Sì, potrebbe essere anche per questo. È la vostra prima crociera sulla principessa del Danubio? Sì, e per il suo stesso motivo, sfuggire allo stress. Nonno, vieni, credo di aver visto un pesce siluro gigante. Sì, arrivo subito, scusatemi. Dov'è? Allora? Non è stupendo? Ma visto un fiume li hai visti tutti. Vorrei già essere a Budapest, su una bella carrozza a fare il giro della pusta. Sì, dobbiamo farlo. Mia madre ha detto che è un'esperienza indimenticabile. Se lo ha detto lei? Sì, lo ha fatto anche lei. O volevi dire qualcosa contro mia madre? No, non me lo sognerei mai. Di donne come lei ce ne sono poche a questo mondo. Puoi farmi un favore? Sì, tesoro. Durante il viaggio non vorrei più parlare di lei. Mi è già sufficiente rivederla dopo la crociera. Sempre molto carina. Lo so. Una coppia felice. Non tutti apprezzano ciò che offre il destino. Sal. Il prossimo si può accomodare. Buongiorno. Buongiorno. È la prima volta che viene da noi, vero? Mi dice il suo nome? Müller. Müller? Horst Müller. Sono venuto qui perché vorrei un consiglio prima di acquistare un cane. Oh, è molto coscienzioso da parte sua. Che cosa vorrebbe sapere? Pensavo di prendermi un husky. Hanno bisogno di muoversi molto? Sì, hanno bisogno di muoversi molto e di molto spazio. Lei dove abita? Oh, in un appartamento di due stanze, a Kreuzberg. Questi cani devono avere a disposizione almeno un giardino. E poi abbaiano molto quando si sentono soli. Amano stare in compagnia. Beh, nessun cane ama stare da solo, o no? Esatto. Però questa è una razza che ne soffre particolarmente. Vede, nel loro patrimonio genetico c'è molto del lupo. Amano stare in branco. Lei quindi, in poche parole, mi sta dicendo di non comprarlo? Sinceramente, signor Müller, io glielo sconsiglio. Un appartamento non è adatto. È troppo piccolo. Il cane ne soffrirebbe. Mi scusi. Sì, ambulatorio del dottor Henning. Ah, signor Lenz. Sì, l'avrei chiamata io stasera. Mi scusi un attimo. Volevo sapere come sta Assa. Signor Lenz, Assa è morta. Il cuore non ha retto. Ho fatto tutto quello che era nelle mie possibilità, ma purtroppo non è bastato.
Mi scusi, la richiamo. Ma si può sapere che diavolo sta facendo, Stia calma, dottoressa. Uno non può più neanche guardare. Guardare? Sì, con le mani? Nell'armadietto dei medicinali non c'è niente che le possa interessare. Mi restituisca subito quello che ha preso. Non ho preso un bel niente. Ehi, e questo... lei ha una graffaccia tosta. Io non permetto a nessuno di farmi una cosa del genere. E questo è niente, vedrà cos'altro mi permetto di fare ora. Dottor Henning, venga subito qui, c'è qualcuno che ruba medicinali. Caro mio, queste cose noi non le tolleriamo. Sta zitta, vecchia gallina. Se non vuoi che ti chiuda io il becco. Non ti agitare, nessuno si farà male. Hakim, mi dispiace tanto, credimi. Io non volevo dire quelle cose, ma ho pensato... Vuole consolarmi con un cane perché non riesco ad avere figli. Mi conosci davvero così poco? Sì? È arrivato questo per lei. La ringrazio. Da parte di sua figlia, credo. Grazie mille. Nonno! Sei qui. Dovevi portarmi dal capitano, ricordi? Oh. Ti è arrivata una lettera, di chi è? È una fattura da pagare. Tu intanto vai, io ti raggiungo subito. D'accordo, promesso. Promesso. Doppia croce sul cuore? Tutto quello che vuoi. Mi scusi? Si sente bene, signor Weber? Come? No, va tutto bene. È sicuro? Le fa male qualcosa? Oh, sì. Mi fa male il cuore. Però non come crede lei. Mia figlia mi ha appena comunicato la sua intenzione di divorziare. Questo significa che Daniel crescerà senza padre. Mi dispiace davvero. Mia figlia mi aveva accennato di avere dei problemi con suo marito, ma non credevo che... Nonno, ti sto aspettando. Se ci metti un altro po' ad arrivare, io sarò già capitano. Ciao, Daniel. Mi scusi, ma adesso io e mio nonno dobbiamo andare dal capitano. È un buon amico di mio nonno, sa? Davvero? Il nonno qui è di casa. Venite anche voi. Volentieri. Veramente volevo andare con mia moglie a... A fare che? Voi venite con noi, vero, nonno? Oh, sì, ma certo. Ha visto? Sì, ma cosa dirà il capitano? Beh, se c'è anche mio nonno, niente. Di nuovo la porta aperta. Oh mio Dio, che è successo qua dentro? Che scherzi sono questi? Domani mattina ci fermiamo a Dürnstein. Hai già prenotato per l'escursione? No, ancora no. Ho dei seri dubbi che questa possa rivelarsi una vera vacanza. È stato uno sbaglio venirci. Forse dovevi rimanere dalla tua cara Susie. Ti avrebbe svegliato con le quotazioni della borsa e la sera te le avrebbe cantate come canzoncina della buonanotte. Eva, che altro vuoi da me? Che ti chieda perdono in ginocchio?
Ho chiuso definitivamente con Susie e in più si è anche licenziata. Quindi, questo viaggio è il nostro viaggio. Perciò ti prego di smettere. Ma sì, altrimenti ti viene di nuovo l'acidità allo stomaco. Lascia perdere il mio stomaco. Proviamo un altro argomento di conversazione, d'accordo? Non posso parlare di tua madre, non posso parlare della tua acidità, devo lasciar perdere la tua dolce ex. Insomma, di che cosa posso parlare? Sarebbe meglio non parlare affatto. Sei veramente un tipo allegro. Sì, lo so. Gli altri complimenti te li puoi risparmiare, tanto li conosco già. Sono sempre gli stessi. Forse perché il tuo atteggiamento è sempre lo stesso. Sei pregata di non bere più dal mio bicchiere. Guarda che non sono stata io. Allora chi è stato? Non io. Allora sono stato io. La mia borsa. Dov'è la mia borsa? E che ne so? Hai gettato tu la mia borsa nella piscina. Ma sei impazzita? E allora chi è stato? Non ne ho idea. Adesso tu mi vai a riprendere tutto, d'accordo? Certo, amore. Devo finire di prepararmi. Non sai cosa ti perdi. Tieni. Consolati con questo. La sua pelle morbida faceva pensare al profumo delle rose. Sembrava non accorgersi che ormai lui le era alle spalle. L'attirò a sé e le baciò il collo. Prima cosa, se n'era accorta. Seconda, trovava tutto molto bello, ma... Niente. Ma non era il momento adatto, perché lei aveva una gran fame. Ci stanno aspettando, alla cena del capitano. Ma che aspettino? Dillo al mio stomaco. Mi chiudi la lampa, per favore. Come fanno le donne che non hanno un uomo? Voglio dire, come fanno a chiudersi la lampo da sole? Semplice, usano vestiti senza lampo. Sandra! Sandra! Quel teppista mi ha rubato le chiavi. Le tue chiavi? Sì. Ma ne sei sicura? Sì, purtroppo sì. Le avevo appoggiate sulla scrivania e quando sono andata a riprenderle non le ho più trovate. Questo significa che quello adesso può entrare nell'ambulatorio e... E anche in casa. È terribile. Charlie, facciamo una piccola sosta. Charlie, sveglia. Charlie. Mamma mia, Charlie, dove sei? Charlie, dove sei andato a finire? Ambulatorio del dottor Henning. Charlotte, è successa una tragedia. Charlie è sparito. Cosa? Come è potuto succedere? E non lo so, non ne ho la minima idea. Quando ho fatto benzina c'era ancora. Però adesso che mi sono fermato per prendere un caffè, mi sono accorto che non c'è più. È sparito. Prova a tornare subito dove hai fatto benzina. Qualcuno dovrà pure averlo visto, no? Ma è più di un'ora che vado avanti e indietro. È sparito. Ho persino parlato con la polizia. Charlotte, che devo fare? Se non è sull'autostrada, non molto. Rodolfo, anche noi abbiamo un problema. Poco fa un ragazzo mi ha rubato le chiavi qui nell'ambulatorio.
Maledetta giornata, mamma mia! E abbiamo paura che stanotte possa entrare in casa. Questa minestra è veramente buona. Sì, ottima. Mia madre però ci aggiunge sempre un poco di cognac. Mammina cucina sempre meglio di tutti. Allora conosce l'hotel Gelta Mount Kenya e lo suite Water Camp? Ma naturalmente. Ci sono stato ben due volte con mia moglie. Avete fatto bellissimi viaggi insieme. Oh sì, numerosi. I viaggi sono l'album dei ricordi. Si apre una pagina e si comincia a leggere. E così si rivivono quelle emozioni. Papà dice sempre che il nonno è un vero giramondo. Oh, c'è tempo per stare a casa. E quando? Più avanti. Per essere un nonno saggio, questa non è una buona risposta. E perché no? Torno subito. Ehi, giovanotto, la cena non è ancora finita. La zuppa e l'antipasto li ho già mangiati tutti. D'accordo, e il secondo? Preferisco saltarlo. Devo stare attento alla linea. Oh, sì. Però per il dessert sono qui di nuovo. È molto simpatico. È sempre così vivace. Sì, Daniel è il mio orgoglio. Mi è molto difficile dovergli dire che i suoi genitori vogliono divorziare. Ehi, così finirai in acqua. Io nuoto bene. E senti, se vedi tuo nonno, gli potresti dare questi da parte mia? Li ha dimenticati alla reception. Certo. D'accordo, Daniel, ciao. Il cibo è davvero ottimo qui. Sì. Se vuoi il mio dessert, mangialo pure. Che c'è che non va ora? Il mio stomaco, ho dimenticato di prendere la pasticca. Aspetta, vado a prendertela io. Tu non la proveresti mai. Evan, per una volta potresti dirmi qualcosa di carino? Di carino? Hai una bella faccia tosta, sai. Possibile che non ti sia accorto che siamo gli unici qui a litigare sempre. E non dipende certo da me. Per l'eternità. Uno. Due. Vieni fuori o la donna morirà! Cosa ci fai qui? Questa non è sicuramente tua. Me la daresti la tua mano? È proprio bella.
Siamo tutti e due soli, eh? Con tutte le luci di casa accese, il ladro non si azzarderà mai a entrare. Ora va a dormire. È sufficiente che rimanga sveglia io. No, tanto non riuscirei a dormire. Peccato che Oliver non ci sia più. Almeno ci sarebbe stato un uomo in casa. Domani mattina verranno a cambiare tutte le serrature. Forse più tardi chiama anche Rodolfo. Non voglio neanche pensare a quello che può essere successo. La prego, non si agiti così. Risolveremo subito la questione. M'hanno messo sottosopra la cabina. La mia macchina fotografica è stata rubata e lei dice che non dobbiamo agitarci. E chissà cos'altro manca. La cosa migliore è sbarcare domani stesso. Tanto ormai qui non mi diverto più. Signora Zemler, posso capire il suo disappunto, però mi permetta di farle notare che a bordo non era mai successa una cosa simile. Io non riesco a spiegarmelo. Qualcuno è penetrato nella nostra cabina e questo è un fatto di estrema gravità. Io le assicuro che continueremo le ricerche. Queste sono soltanto parole. Rodolfo! Rodolfo! Amore! E Charlie, non l'hai trovato? No, è sparito. Abbiamo cercato tutta la notte. Che disastro! Otello, Charlie non c'è. Rodolfo non è riuscito a trovarlo. Capitano, sono state rovistate molte cabine e i camerieri del ristorante dicono che anche lì qualcuno deve essersi divertito a mettere tutto sotto sopra. Lo steward delle cabine sostiene che è lo scherzo di un ragazzino. Beh, francamente ne ha tutto l'aspetto. Uno scherzo? Ho i miei dubbi. E poi non ci sono ragazzini a bordo. Beh, sì, ci sarebbe il nipote del signor Weber. Daniel? No, capitano, è da escludere. Anche che sia stato qualcuno del personale, sono anni che lavorano con noi. Le mele marce ci sono ovunque. Quello è mio nonno, mi sta cercando. Adesso devo proprio andare, non dirò a nessuno che sei qui, parola d'onore. Stupendo. Eh sì. Come te? Bugiardo. No, è la verità. Va bene. Fingerò di crederci. Non fingere. Credimi e basta. D'accordo. Sono felice di stare con te. Non è bello non avere una famiglia, vero? No, hai ragione, non è bello. Ma non lo è nemmeno quando in una famiglia non si fa che litigare come fanno sempre mamma e papà. Perché fanno così? Beh, sai, loro non riconoscono la felicità e quando ce l'hanno la calpestano. Daniel, vorrei parlarti di qualcosa che ieri mi ha fatto stare molto male. È qualcosa che ha a che fare con mamma e papà, vero? Sì. Ieri ti sei dimenticato alla reception il fax che ti aveva mandato la mamma. E tu naturalmente l'hai letto senza dirmi nulla. Il divorzio non è una bella cosa, ma non può essere peggio di adesso che in casa non si vive più. L'hai detto anche tu che le cose cambiano continuamente, no? Sai, Daniel, io non voglio che tu sia un bambino infelice. Io vorrei soltanto il meglio per te. Nonno, non sarebbe poi la fine del mondo. Quando mi servono i soldi, vado da papà. Per i regali c'è la mamma. E invece quando ho bisogno di un buon consiglio... Sì, da uomo a uomo.
Allora vengo da te. Ah, sei più saggio di tutti noi messi insieme. Mi hai insegnato... Charlotte, credo che dobbiamo telefonare a Max e a Micaela. Se aspettiamo, vedrai che ci pentiremo di non averlo fatto. Aspetta, telefonare. Se vengono a sapere che Charlie è sparito, rischiamo di rovinargli la crociera. Ma tanto loro non possono fare niente. Sì, ma qualcosa bisogna fare. Hai freddo? Sì, ho freddo. Probabilmente dipende dalla stanchezza. Non ho chiuso occhio tutta la notte. Lo sai quanto si è preso per cambiare le serrature? No, e non lo voglio sapere. Mi bastano i problemi che ho già. Senti, se hai freddo, perché non accendi il calorifero? Sì, non ci avevo pensato. Adesso lo accendo per un po'. Oh, le mie chiavi! Non ci posso credere! Oh. Mamma mia, tutto per niente. L'agitazione, i soldi per le serrature, tutto quello che facciamo lo sbagliamo. Mai una volta che ce ne vada bene una. A me sì, ho sposato te. Avevo ragione a metterti fretta. Stavano per partire senza di noi. Hai sempre ragione. Non sempre, spesso. Allora, com'è andata la vostra gita? Bene. Vedi Dunstein e poi muori. Questo si dice di Napoli. È la prima volta che vengo qui, è molto bello. Una donna così affascinante al fianco, tutti i posti del mondo sono belli. I complimenti fanno sempre piacere, ma questo forse era un po' esagerato. Niente affatto. È la pura e semplice verità. Novità sul fantasma della nave? Nessuna, grazie al cielo. Bene, ora non mi scappi più. È troppo, è troppo. Non ne posso più di questi stupidi scherzi. Dorothy, che cosa ha da gridare? Il carrello prima si è mosso in avanti, poi di nuovo verso di me, senza che qualcuno lo spingesse. Dorothy, forse lei in questo periodo è un po'... Vuol dire che sono esaurita o che mi manca qualche rotella. E poi tutte queste bucce di banana. Ecco, le vede anche lei? Se non fossi sicura che Charlie è a Berlino, direi che... Che è qui. Voglio andare ancora un po' sul ponte. D'accordo. No, Max, dimmi che è un'allucinazione. Charlie, come hai fatto a salire a bordo? Sei stato tu a combinare tutti questi guai? A casa saranno preoccupati, lo staranno cercando ovunque. Non ci posso credere. Lascialo pure squillare. Henning. Ah, Rodolfo, per fortuna ha telefonato. Pensi un po' chi... Charlie è qui nella nostra cabina. Come è potuto succedere? No, no, ormai dovremo interrompere il viaggio. Sì, sì, richiamo io più tardi, ciao. Ah, piccolo farabutto. Ora che ne facciamo di te? Lo dovremo dire al capitano. Già. Chi c'è a bordo con voi? Vede... Il nostro Charlie è un piccolo innocuo scimpanzé. Probabilmente è sceso dalla macchina e ci ha seguiti a bordo. Mio caro dottor Henning, di cose strane ne ho viste tante, ma per uno scimpanzé non siamo ancora attrezzati. Ci dispiace veramente, e adesso che è a bordo della nave... Come sa bene, per ovvi motivi, è proibito imbarcare animali. Purtroppo non posso fare eccezioni, nemmeno per lei. Già, l'avevo immaginato. Devo quindi pregarla di sbarcare oggi stesso. Mi dispiace. In mezzo alla strada. Niente più viaggio verso la felicità. Dimmi un po', a cosa servono le gambe? A camminare. A camminare verso... i confini del mondo. In marcia, Charlie.